Appassionati sportivi ed amanti dell'ippica, buonasera e benvenuti all'ennesima trasmissione dove il cavallo è l'assoluto protagonista. Questa sera abbiamo degli ospiti veramente importanti del settore, proprio del mondo del cavallo, perché eh, sono specifici per quanto riguarda sia il trotto che il galoppo, però sono veramente due appassionati del nostro animale e degli animali. Vado subito a presentare il primo ospite, è un piacere averlo di nuovo qui con noi, è venuta dalla sua bella Napoli, è un'allenatrice di e cavalli puro sangue ma più che altro è un amante degli animali ed è Paola Maria Gaetano che ringrazio e saluto buonasera Paola benvenuta buonasera a tutti Paola ho detto bene perché tu vuoi prettamente essere presentata come un amante degli animali sì 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 una cosa che a cui tengo molto che non ci sia solo il discorso della figura professionale ma anche e soprattutto il discorso della passione che è quella che ci motiva me e mio marito tutta la mia scuderia in maniera eh, primaria grazie di essere qui con noi Pre. Accanto a Paola un altro personaggio eh, speciale per il mondo del cavallo perché lui inizia dal sella, pensate un po', aveva anche la famiglia un centro di equitazione, poi passa al trotto, poi ha avuto anche i cavalli al galoppo. È anche lui un grande appassionato del mondo ippico. Ha la moglie, che è una bravissima veterinaria. E parlo di Antonio Storti. Ciao, Antonio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Come stai, innanzitutto? Bene, bene. Beh, poi la riapertura del trotto alle capannelle, diciamo, è stata un po' un'iniezione di fiducia per il nostro settore. Sì, sì, indubbiamente. Beh, certo, il trotto a Roma era una grave mancanza. Bene, grazie di essere qui con noi, Antonio. Andiamo a presentare i nostri due opinionisti per quanto riguarda questa. Serata ippica, Luigi Migliaccio, buonasera Luigi, benvenuto. Ciao Rolando, buonasera a tutti. E poi accanto a lui il mitico Beppe Moscuzza, sempre con quei servizi d'epoca che fanno ricordare la nostra cultura ippica. Ciao Beppe, buonasera. Buonasera, grazie Rolando, buonasera a tutti quanti. E allora partiamo subito per vederci il nostro sommario, la nostra copertina. Corse di preparazione per i tre anni tra Roma e Milano, avvicinamento alle classiche nazionali. Alle capannelle Fantastic Love vince il combattuto a San Giuseppe, regia Maurizio Guarnieri. Il premio Cesare degli Occhi a San Siro, all'ennesimo alfiere dell'FV, reset in blu. Il Lodi Vecchio di Milano consegna il prossimo favorito del nastro azzurro, Circus Couture. Secondo impegno importante per i trottatori classici di tre anni del tradizionale maschio Angioino Adagnano. Facile assunto del pupillo Bivans, Toronto A.S., allenato dal principe Mauro Baroncini, guida Minnucci. Fine settimana in alta definizione per l'Ippica italiana con il 125 premio Pisa e il miglio per trottatori anziani di Trieste, il Memorial Giorgio Jäger. Beh, siamo entrati proprio nel cuore della primavera, iniziano gli eventi importanti, tanti temi tecnici da andare ad analizzare, sia passati. Che andremo ad affrontare, ma prima qui abbiamo due ospiti veramente molto importanti. Ecco, li inquadrerai tutti e due insieme: la signora Paola Maria Gaetano e Antonio Storti, due eh, amanti del nostro sport, ma più che altro due appassionati del cavallo. Inizierei proprio la signora Paola Maria Gaetano, che è, ormai è allenatrice da. Da circa un anno se non vado errato, no Paola? Sì, sì, sì più o meno un anno. Da circa un anno e, e quindi diciamo eh, tu hai avuto un'esperienza eccezionale perché ricordiamo che la Chimax ora è dietro i botti, è la migliore scuderia che c'è del galoppo in Italia. Diciamo, dopo i botti. Posso dire affettuosamente l'ho riesumata perché <ride> <ride> c'era stato un primo periodo che penso sia partito più di 30 anni fa. Poi c'era stato un attimo di stasi nel quale erano rimasti pochi cavalli, non c'erano più puledri. E il mio avvento è stato un attimo quello che ha dato la carica a mio marito a ricomprare i puledri, ricominciare a sognare. E quindi ci viviamo adesso ogni anno queste, questi bei momenti dall'acquisto dei puledri, insomma i debutti, i vecchi che in un modo o in un altro insomma, teniamo ancora a scuderia. E insomma è un bel. È una bella operazione. Allora noi abbiamo delle splendide immagini di un servizio che ha fatto Paola Palmieri e nella rubrica Canter, Storie di Uomini e Cavalli, ecco, che testimoniano proprio la vostra presenza, all'ippodromo di Agnano per quanto riguarda eh, i tanti cavalli, i tanti operatori che collaborano con voi, perché voi avete eh, veramente tante persone che eh, appunto date lavoro. Al momento a Napoli saranno una ventina almeno tra i ragazzi che montano a cavallo e gli artieri. Ecco gli diciamo. animali, dicevo, amante degli animali, <ride> vediamo i tanti animali a scuderia. Sì, sì, l'Asino che andrà a fare <ride> Reginella, questo, sì, questo è un paint che pure usiamo per i puledri, che fa il battistrada dei puledri. E sì, abbiamo una ventina di ragazzi a Napoli e poi c'è tutto l'indotto, quello un altro parte di scuderia che a Roma è in pianta stabile e poi ci sono invece quelle, la parte di scuderia itinerante che è quella che viaggia, adesso siamo tornati da Varese, da delle giornate a Varese che si sposta insomma a secondo poi delle, eh, dei periodi dell'anno Quindi... Allora noi abbiamo Beppe Moscus e Luigi Migliaccio che logicamente vogliono porre delle domande a Paola Maria Ghedano perché veramente è una testimonianza che la nostra Ippica esiste e c'è grande passione no Beppe? Ma è la prova che con investimenti mirati, senza buttare i soldi dalla finestra, coinvolgendo la squadra, coinvolgendo il personale, gli artieri, l'allenatore, le sedi distaccate, il bannista, eh, quello che fa i mangimi, cioè tutto il personale possibile e immaginabile in un progetto unico e eh, lavorando bene. L'Ippica non è produttiva, è molto produttiva e le cifre della Chimax stanno lì a dimostrare. Ecco Paola, che impegno è portare avanti questa scuderia e poi è un doppio impegno perché sappiamo che la Kimax, tuo marito Massimo Torchi è anche socio per l'ippodromo di Agnano. In entrambi i casi è la passione che, che secondo me che insisto sull'argomento perché se vai a vedere un attimo i conti, senza piangerci addosso con i premi che sono bassi, che non ci pagano perché ormai ci siamo staccati, continuiamo a dirlo, però continuiamo a essere tutti lì, proprio perché non, non è che non sappiamo, non vogliamo far altro. Fondamentalmente è questo che ci lega e che sia trotto, che sia galoppo e che ci continua a trascinare in tutto questo uh, tourbillon di, di situazioni. Noi abbiamo avuto dei risultati, se andiamo a fare i conti della serva, quelli proprio spiccioli, non è che ci sia un grande attivo, però fin quando ci divertiamo continueremo a farlo. È una cosa che abbiamo intenzione di fare, sperando che ce lo consentano perché gli scenari non sono ricordiamo che così. al primo anno da allenatrice hai vinto un gruppo 1 con le Fustu Bobbin no, no, no ha vinto no, come scuderia no, no. perché è logico se <ride> sia la famiglia Giorgi che allena le Fustu Bobbin però ecco come Chimax un gruppo 1 il premio Roma eh, come eh, allevatore anche del, del sì. cavallo quindi è stato veramente un grosso risultato e Luigi belle immagini dall'ippodromo di Agnano lavoro sulla sabbia dei cavalli per quanto riguarda il Galoppo, l'ippodromo di Agnano che ha avuto, come tutti gli altri ippodromi, la proroga fino al 2015 del rinnovo delle convenzioni. Sì, penso sarà un argomento che ovviamente affronteremo, affronteremo tra poco. Io volevo invece chiedere alla signora Gaetano un po' come, in termini specifico, come avviene ad esempio la... La suddivisione del materiale, visto proprio che voi avete anche altri allunatori che collaborano e, e tutto questo turbinio di, di effettivi. Bella domanda, pertinente e chiarificatrice. Il carro è a Napoli, quindi mm. tutti i puledrini che vengono comprati sia all'estero che in Italia vengono tutti a Napoli, dove mi occupo personalmente con una squadra, quella che avete visto lì nelle immagini, che sono dei ragazzi, un caporale dei ragazzi eccezionali, ci occupiamo proprio dei primi passi di questi cavallini che adesso ad oggi ci siamo quasi, verranno poi smistati a secondo del grado di eh, preparazione, quelli più precoci possono andare a correre per esempio già a Roma, quelli un pochino più tardivi debutteranno a Napoli, ci auguriamo, maggio, giugno, insomma, quando comincerà la stagione napoletana, e per quanto invece riguarda i vecchi, a secondo un attimo delle categorie, perché è chiaro che eh, nonostante per me Roma sia tuttora la piazza più difficile per poter fare risultati, perché ha un gran numero di partenti e da... Una notevole insomma, partecipazione. E Paolo se... scusa, ti devo interrompere, <ride> perché vedere tua figlia a sella <ride> è un piacere, l'abbiamo vista proprio, lei segue sempre i, i cavalli di scuderia e poi ecco, è bravissima. Completamente matta. Quanti anni ha questa bambina? Ha 9 anni e adesso in queste immagini monta il mio, il mio Andaluso che ha ben 33 anni e che ancora usiamo. Ecco, per esempio, questo era un Puledro che ha avuto grosse difficoltà eh, di inserimento, era un Puledro che non accettava l'uomo e non, non voleva lavorare con la lunghina e usiamo ecco, questo tipo di tecnica imitativa dove resta tutto più, Guarda, viene tutto più naturale accanto a te hai Antonio Stotti che sta seguendo con attenzione queste immagini perché lui queste cose le ha fatte da piccole le ha rifatte rifare ai suoi figli anche Antonio, no? Antonio? credo <ride> che aver avuto delle esperienze nel, nell'equitazione serva io penso che tutto quello che ho imparato anche in dressaggio me lo sono trovato molto utile molto cioè, venendo dalla sella, io ho visto che un, sono stato facilitato diciamo, nell'approccio al discorso dei cavalli da corsa. E la cosa, la grande diciamo, il gran vantaggio che ho trovato è il rapporto che c'è con la bocca del cavallo, cosa che con le redini lunghe è un po' trascurato è diverso dal rapporto che c'è quando uno monta a cavallo. Quando uno monta a cavallo, il rapporto con la bocca è molto importante, molto evidenziato è una cosa fondamentale cosa che al trotto cioè partendo proprio dalla scuola del trotto è un pochino più trascurato io ti è dico un... anche che i più grandi fantini quelli che adesso sono, sono, sono all'estero da Cristian De Muro, lo stesso Maniezzi che ultimamente sta facendo tanto bene per noi vengono tutti dall'equitazione la sensibilità che ha un un uomo, esatto. una donna, insomma, che ha montato a cavallo in equitazione, te la ritrovi estremamente utile poi anche nell'Ippica Non può che ritrovare assenso da parte mia, perché la nostra trasmissione nasce proprio un come un contenitore del mondo del cavallo, dove poi uno sceglie la propria disciplina. Noi abbiamo avuto per tanti anni e ce l'abbiamo tuttora. Collaborazioni con la FISE, collaborazioni con il turismo equestro, la FISE che che Ante che è appunto il Sella, il Sella vero e puro degli appassionati. Quindi la passione. E poi dopo viene tramutata in attività agonistica e, e chi vuole sceglie la propria attività che può essere il galoppo il trotto gli ostacoli e tanti altri ma proprio per far vedere eh, i, i risultati della vostra scuderia alla chimax io sono andato a pescare un cavallo un cavallo giovane che ha riscontrato una bella vittoria alle capannelle parlo di bob rock ah, bob e rock. poi vedremo anche il rientro possiamo rivederci la corsa anche perché è una corsa sulla distanza del, dei mille metri per velocisti, questo premio scintillante. Ecco, questo è un cavallino che ha debuttato a Napoli ad Agnano Paola. Poi e questa è la prima corsa che vince in carriera era sempre lì era sempre lì vicino al palo ma non, non, non vinceva mai ha una serie di secondi a seguire però quello che ha lasciato eh, trasparire in maniera evidente è che lui andava bene la velocità e la pista dritta ma necessitava di qualche metro in più quindi puntare sul 1200 di Roma appena riaperto ha fatto un bel secondo dietro uno degli ennesimi treni del, della famiglia Botti e, e la volta dopo poi insomma, è riuscito a vincere in maniera abbastanza... Uh, semplice quindi insomma un cavallo che perlomeno ti ha lasciato capire subito quello che, quello che voleva fare ecco qui stiamo vedendo proprio la giubba inconfondibile della Kimax gialla e, e blu chiamiamo così con cap giallo e Bob Rock passare e vinci quella, quella, questa giornata qui, poi tra parentesi, se non sbaglio, avete vinto quattro corsi o tre corse. Tre corse eh, tre corsi nel convegno tre corse con Luca Magnezi, quattro primi, ha fatto. Luca Magzi quattro primi con un'altra scuderia vi parla la seconda corsa. È, è un ragazzo che monta benissimo. E, è un, sta funzionando molto bene questo binomio. Auguriamoci duri perché, sai, poi insomma le cose cambiano, cambiano gli scenari, spesso partono e vanno all'estero, come è successo con, con Dario Vargiu, quindi però funziona bene. E poi c'è stato l'elettrotreno quel giorno, che è inutile eh, dirlo. Beh. Detto, ridetto, è il nostro monumento nazionale con i suoi 18 immagini. primi. Qua rientro felice appunto vicino. E io me li canto. vado a prendere proprio ah. in pista. So, secondo me la gente penserà che sono matta, però pensassero, quello che credono. Io a un certo punto non, con elettrotreno ho addirittura saltato lo steccato, mi sono resa conto <ride> dopo di quello che ho fatto. Sì, sì, sono momenti di grosso, di grosso coinvolgimento per quanto mi riguarda, ma sia che sia una corsa a vendere, che sia. No, è uguale, questa sia eh. una Made in una corsa no, normale, sì, però, ecco, so. però uno è proprio la, la felicità, cioè l'adrenalina non, non, non si riesce a contenere. Bene, Beppe, vediamo delle immagini che fanno felice diciamo tutto il nostro settore, perché eh, tante volte dietro eh, le vittorie eh, c'è sempre questo, questa preparazione che diciamo eh, da sempre, io no? Io vorrei. Eh, Avanzare un mio pensiero temerario che c'è una piccola parte dei successi della, della Chimax che dipende proprio dall'accoglimento dopo la vittoria, cioè diventa un premio accessorio rispetto allo zuccherino, alla carrezza eh, perché io sono a, diventato un azionista sulla, sulla spalla, e cose del <ride> genere. Però il premio accessorio di avere il padrone, tra virgolette, che ti viene a prendere di coccola immediatamente dopo l'impresa positiva. Potrebbe avere anche il suo perché in certi risultati. Poi c'è il pre, il pre che sarebbe il bacetto col rossetto rosso che io li stampo, su cui si è detto, scritto e fa, però porta fortuna pure quello. A volte li vedi quando hanno tipo le facce bianche, vedi questa. Però dopo questa. il figlio di Super Bobbina. <ride> allora, prima di andare avanti, <ride> a iniziare ad aprire anche il dibattito per quanto riguarda gli eventi tecnici che si sono stati nel corso del weekend passato Luigi aveva accennato appunto a questo rinnovo per quanto riguarda la è stato prorogato in pratica la convenzione degli ippodromi finalmente così gli ippodromi possono lavorare tranquilli fino al 2015 e sembra che è stato promesso anche il pagamento degli arretrati Beh, diciamo che siamo alle battute conclusive di una lunga partita a scacchi, il rinnovo fisico ancora non c'è stato, dovrebbe esserci entro il primo di aprile perché scade l'accordo la, che durava fino al 31 marzo, l'ennesima proroga. Non sarà questa una proroga, sarà ex novo un, un accordo nuovo, di fatto però mantiene i canoni e i vestiti di quello che era l'accordo vecchio in attesa che poi... E ci sia una, una riforma più generale, di quadro più generale di tutto il settore con il discorso relativo alla delega fiscale e quant'altro. Però è importante capire che si è fissato un concetto, quantomeno che era quello che si andava auspicando da tanto tempo, quello di creare comunque una struttura. Eh, piramidale tra gli ipodomi. In questo senso mi sembra che i tre ipodomi metropolitani comunque non dico che saranno avvantaggiati ma quantomeno saranno meno penalizzati dall'attuale momento di crisi rispetto ad altri e questo mi sembra eh, importante. Dopodiché chiaramente sarà eh, compito dei singoli amministratori di riuscire a far quadrare i conti, impresa sicuramente non semplice anche perché eh, comunque la torta è quella che è e, e va comunque ripartita. C'era il problema annoso della questione del, dell'IVA che pare che sia stato definito, se da un lato si perderà probabilmente la possibilità di scaricare l'IVA sui servizi, che per il, soprattutto per gli ipodemi più grandi è una fetta importante, e dall'altro si recupererà perché il famoso quantum, la famosa torta, se prima era compresa IVA ora è al netto e quindi... Andrà così ripartita in maniera, in maniera diversa. È chiaro che è ancora una situazione provvisoria, ancora una situazione di venire. Io l'ho definita una convenzione, anche se non si dovrebbe definire più convenzione, ponte, nel senso che arriverà, serve per andare avanti fino a fine dicembre e poi si vedrà. E tu Luigi hai fatto anche un articolo sul Trotten Tarf. Noi proprio a riguardo di questo giornale abbiamo il collegamento telefonico dalla sua bella Milano Marco Trentini. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao Orlando, ciao Luigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo Antonio Sorti in studio e la signora Paola Maria Ghedano della scuderia Chimax con Beppe Moscuzza che ti Saluto salutano anche loro. Buonasera, allora Marco, eh, stavamo parlando proprio di rinnovo di convenzioni e poi ricordiamo anche che è stato rinnovato almeno per un anno l'accordo con l'ippodromo di Agnano. No? Abbiamo qui la signora eh, Maria Ghedano che eh, ce lo conferma. Marco, tu che idea ti sei fatto di questo accordo, di questa proroga fino al 2015 per la convenzione degli ippodromi? Che si continua a guardare l'attuale ma non c'è nessuno sguardo sul futuro. È chiaro che l'attuale è un grosso problema, nel senso che tutte o quasi le società di Corse hanno necessità intellenti da fare i conti. Però servirebbe anche cominciare a dare un'occhiata a quello che dovrebbe essere, a quello che potrebbe essere, a quello che si vorrebbe che fosse, eh, nel senso che oggi si mantiene sostanzialmente uno stato quo, eh, si distribuiscono i soldi che ci sono, sappiamo bene anche ehm, che probabilmente lo schema attuale non è eh, particolarmente gradito dal pubblico, non è particolarmente gradito dagli scommettitori. Eh, si va avanti, diciamo che si tira avanti cercando di sopravvivere. E, di futuro non, non vedo assolutamente nulla, tanto che l'abbiamo chiamata tutti proroga, anche se proroga non è. Ricordo che lo schema base di questa convenzione risale all'epoca Panzironi, eh, quindi un po' di anni fa, ed era stato contestato. Eh, so, anche e soprattutto perché si tratta di un accordo strettamente quantitativo e che non ha nessun riscontro dal punto di vista qualitativo, per cui eh, mi ricordo che dissi a Panzironi il giorno dopo eh, scusi segretario ma se una pista da mille metri fosse fatta da due diretture da 500 con una curva con un tornante eh, per voi sarebbe la stessa cosa fa, eh, perché effettivamente non c'è alcuna se una pista da mille metri larga non mi ricordo quant'è il parametro. Per Sui avere 20 il metri, dei punti. 25. E a, a, alla pista di. Del, del, basta. Eh, che poi sia la pista di Solvalla, Quella di Milano, vecchia di Milano. Ho una schifezza. Eh, le misure sono quelle. Guarda, mi hai dato un gran bell'assist, Marco. Perché logicamente ti devo chiedere della pista di San Siro che ora si chiamerà la Maura, giustamente l'ippodromo nuovo della Maura, noi abbiamo delle splendide immagini della costruzione di questo impianto, so che tu già l'hai visitato, sei andato a vedere un po' come vanno i lavori, anche qua che idea ti sei fatto, ci siamo, un mese dovrebbe eh, riuscire a essere pronto questo nuovo ippodromo milanese. No, sinceramente io non ci sono ancora stato. Eh, c'è stato il nostro fotografo Enzo De Mardin, che mi ha mandato le immagini sì. eh, io aspetto io sono un, eh, un nostalgico di Milano Trotto essendoci cresciuto sostanzialmente eh. e avendo vissuto momenti splendidi in quell'ipodromo la mancanza di un ippodromo di, di Trotto a Milano eh, mi, ha, mi ha fatto male in questi anni aspetto con grande speranza di vedere il nuovo. aspetto Forse ci andrò solo il giorno dell'inaugurazione. Proprio per scelta, perché voglio vedere, voglio godermelo completato. Completato. Esatto. Giuseppe Moscuzza ha una domanda per te Marco. Ma figurati, figurate come sto io, <ride> a Roma senza Tordivalle, che è uno dei più belli ippodromi d'Europa, se non il più bello probabilmente. E qui noi soffriamo ancora. A Roma, anche se la struttura messa in piedi da, da, da ippogruppo è funzionale, la pista ospita delle belle corse, la velocità non manca davvero, soffriamo ancora l'assenza della vita di scuderia che, come penso Paola possa eh, testimoniare abbondantemente, eh, è una percentuale enorme dell'amore per il cavallo e il mondo delle corse. Che tiene tutto in piedi perché legittima veramente la, la passione che tanta gente della società parallela eh, può pensare sia insana. Invece, proprio quel tipo di vita, abbiamo visto ogni tipo d'animale nelle, nelle scuderie di, di Maria Paola, che eh, come posso dire, ha un effetto eh, energetico estremamente benefico sulle persone che, eh, che incontrano. Questi, questi animali, e, e dunque una cosa del genere a Roma eh, ci, è, ci è ancora amputata. Speriamo che eh, nel breve periodo si possa eh, porre un piccolo rimedio, facciamo il tifo eh, naturalmente. Io voglio dire una cosa: è vero che i tre ippodromi della Convenzione, Roma, Milano e Napoli, eh, vanno scorporati dagli altri perché far ripartire le corse a Roma, Milano e Napoli è stato uno sforzo epocale. Eh, un braccio di ferro con De Magistris, col comune, con Liquidatore con, con, con chi, chi più ne ha. Non ne è metta stata facile. Per Napoli. Un braccio di ferro col comune, per la Maura, eh, uno studio continuo di tutte le... Roma, non ne parliamo, eh, con Tordivalle che doveva diventare eh, st stadio, eh, con lo stadio che però insisteva su un'area che non si è capito ancora di chi era. Solo l'altra settimana... La, la procura ha bloccato la vendita dell'area, pensate in che ginepraio ci siamo cacciati per, per, fare, per dar retta all'equazione eh, il Tor di Tordivalle stadio della, della... però per della la Rosa. Maura questi problemi fortunatamente non ci sono per la Quindi. poi alla fine arrivano tutti a Dama le cose per, per questo meritano di essere eh, elogiati e soprattutto privilegiati perché alla fine sono riusciti nello, nello spazio eh, prefigurato a riportare le corse. Ecco Marco, aprire un ippodromo in questo momento un po' così di instabilità è un momento di crisi, lo sappiamo tutti del nostro settore ma non solo del nostro sport, eh, non è facile, no? No, né aprirlo né, né tenerlo aperto. Né perché, tenerlo aperto, esatto. Ehm, cioè, Gli ippodromi hanno tagliato il tagliabile sostanzialmente anche qualcosa in più. Lo sa, è inutile che non ci nascondiamo dietro un dito, eh, ci sono grossi problemi, gli ipodromi che avevano o che hanno ancora, e eh, la, la signora Gaetano lo sa benissimo eh, per Napoli, un, eh, un numero di dipendenti elevato non so, fanno terribilmente fatica a reggere. Eh, proprio perché il costo del lavoro diventa spropositato rispetto a, agli incassi. Ti faccio subito rispondere da Paola Marco. È un argomento che non, non mi compete personalmente, non vorrei assolutamente prevaricare eh, discorsi o interessi di non miei personali. So perché vivo questa gestione e, e c'è poi un malcantento generale perché quando l'appannaggio è così limitato, alla fine finisce per... Per star male, in tanti. Chi vorrebbe poter dare di più, eh, l'operaio che magari si trova ristretto in degli orari o con delle limitazioni che ha una famiglia, non accetta volentieri perché giustamente ha anche lui le sue difficoltà a vivere, e tutto questo poi alla fine penalizza quello che chiamiamo in napoletano... dell'azienda, del il, il concertino, quello che chiamiamo esatto. in napoletano è quello che noi poi forniamo e ritorniamo alla famosa polemica delle scommesse, delle cose, cioè noi mettiamo in piedi un, 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 con l'organizzazione tutto un discorso che produce e poi non beneficiamo di tutto quello che in realtà andiamo a produrre. insomma. Un'ultima domanda da parte di Luigi Migliaccio, Marco. No Marco, io più che altro ti do un assist perché so che è un argomento che ti sta particolarmente a cuore. Ma riapre Napoli, scusami, riapre Milano, ha riaperto Padova, a Roma è a pieno regime e dovevano calare le riunioni di corsa, aumentano. Eh, beh, sono circa due anni che noi più o meno come giornale, eh, io per la parte trotto Franco e Franchi per quella galoppo, eh, Proponiamo dati sul numero di cavalli in attività, su come riescono le corse, su eh, come non riescono meglio. Eh, faccio un esempio, eh, sabato a Milano, prima corsa, una corsa mh, interessante dal punto di vista tecnico perché è la, la prima corsa di preparazione alle OX, eh, sui 2000 metri per le femmine di tre anni. Partenti dichiarati cinque, uno ritirato, già non partente, al via quattro cavalli sellati da Stefano Botti, di cui due della FV e due di altre scuderie. Questo è un dato sul quale quantomeno bisognerebbe farsi delle domande, perché eh, l'abbiamo già visto con gli ostacoli: cosa succede? Vediamo tutti i giorni: Pisa oggi ha fatto 48 partenti con un paio di ritirati, ci sono altre realtà che non riescono a fare i partenti. Eh, Al trotto, tutte le mattine mi trovo eh, campi, tranne che, in poche, che in poche, con poche eccezioni, come Napoli per esempio: ma eh, campi da 60-70 partenti in, in otto corso, ci sono diminuzioni eh. drastiche dei, dei prodotti nati. Sia nel che nel galoppo. Diminuzioni drastiche dei prodotti in corsa. Esatto. Eh, ogni rilevazione eh, parla di un 15% in meno di cavalli eh, su base annua che, so, che hanno corso su base annua. Se poi mettiamo che almeno il 25% di questi cavalli sono i cosiddetti zeri, cioè i cavalli che non hanno. Non, non portano a casa neppure un piazzamento e che quindi sostanzialmente non, non contribuiscono più di tanto né all'economia del settore né a produrre gioco perché un cavallo che paga 999 in una corsa non è, è, è un partente per numero ma non per gli effetti del gioco è, però non, non, non si riaffronta nemmeno quello che eh, mi lascia perplesso è che non si affronta nemmeno il tema di quante corse bisognerebbe fare in Italia. Marco, Io allora credo... speriamo che il messaggio che col vostro giornale voi lanciate tutti i tre settimane, esce ogni, volta, ogni tre, tre volte ogni settimana, ecco esatto, trisettimanale, e noi con la nostra settima trasmissione settimanale si è ascoltato, perché noi lo diciamo e spesso e volentieri di questa problematica, si è ascoltato un po' dagli enti e da chi ci governa perché ormai siamo con l'egemonia del MIFAF, logicamente. Anche no... dal settore, Roberto, anche dal anche settore dal esatto. Giusto, trovo pochi, poche reazioni, ecco. Ti do perfettamente d'accordo dal settore e dalle associazioni, logicamente, e da tutti quelli che sono gli operatori ippici. Marco, noi ti ringraziamo di questo lungo intervento e sicuramente ci sentiremo presto per... E questa nostra collaborazione che ormai va avanti da tanti anni. Grazie e buon Beh, lavoro. Grazie a voi vi auguro buona serata e buona serata soprattutto agli ascoltatori. Grazie Marco. Allora Antonio Storti, io vedevo che annuiva un pochino con la testa quando si parlava di allevamento, eh, lui è anche allevatore di cavalli, eh, ecco l'allevamento è alla base per far ripartire il settore no, Antonio perché purtroppo poi i cavalli ora sono diminuiti tantissimo. I cavalli sono diminuiti tantissimo perché è una conseguenza di tutto il settore che non funziona più. Perché qui bisogna partire dal presupposto: che qui è tutta una filiera che è tutta, eh, tutta è collegamente, è, diciamo, collegata, cioè è direttamente collegata. Perché il discorso è qui: eh, bisogna, io ho una mia idea personale. quindi La cosa fondamentale per far ripartire tutto l'indotto è la riforma delle scommesse. Se non mettiamo mano alla riforma delle scommesse, tutto tempo perso, secondo me. Perché noi vediamo, io adesso sto vedendo un pochino anche quello che succede negli altri giochi e non capisco perché da noi c'è questa immobilità pazzesca. Cioè il calcio, voi insomma siete poi esperti in materia, si può giocare in 3.000 maniere. Perché non lo possiamo fare anche da noi? Cioè, che so, adesso una cosa banale. Chi va in testa nei primi 200 metri, quanti cavalli rompono? Cioè, voglio dire, ci sono varie possibilità di innovare, di fare qualcosa. Questo prodotto così com'è ora. La gente non lo vuole più, è un dato di fatto. Allora, io sono perfettamente d'accordo su questo. Riprenderemo il discorso nella seconda parte di trasmissione. però prima vorrei far vedere due cavalli importanti perché l'ha tirato in ballo anche eh, Marco Trentini nel collegamento. Parlava della FV, e eh, vediamo magari l'addirittura d'arrivo del Lodi Vecchio, questo eh, cavallo che sicuramente sarà uno dei eh, protagonisti del derby che ci sarà a maggio alle Capannelle, eh, appunto. Cirrus Couture, e qui eh, tiro in ballo anche la signora Paola dicendogli ecco i botti sono bravissimi però logicamente hanno anche il materiale e anche un signor villa felice di nome di fatto che è un proprietario con i controfiocchi l'ho premiato con immenso piacere a Napoli c'è stata la manifestazione del cavallo dell'anno e penso ha preso il cavallo dell'anno la cavalla dell'anno gli allenatori dell'anno hanno vinto tutto loro però ha ragione veduta perché veramente hanno dei cavalli stupendi, e Casa Botti e un holding sono persone molto preparate. E io li trovo trovo un'organizzazione stupenda, quindi tutto quello che hanno non è regalato. E poi guarda e guadagnato i cavalli, no? E che, è che guadagnato, sì, sì. Stiamo parlando veramente del, della creme, della creme di cavalli che secondo me potrebbero tranquillamente andare andare fuori Italia, a competere come hanno fatto, vincere. E l'augurio è stato proprio quello, insomma, che gli ho fatto molto volentieri. Mi auguro ci arriveremo anche noi un giorno. Non è detto che non lo sia, però al momento veramente è una realtà italiana scintillante. ecco ma c'è ancora. Scusate, ancora spazio per una forma di, tra virgolette, artigianato, nel senso, l'altro giorno Daniele Zarroli è andato a vincere in Francia, fiche, a, fiche, sì. e lui ha solo tre cavalli, no, questo significa che c'è spazio comunque per poi uscire fuori anche dal grande, dalla grande produzione, chiamiamola così. Della grande distribuzione <ride> allora Parafrasando... Paolo aspetta prima di rispondere Credo a questa domanda è... chiedo alla nostra regia di mettere in onda anche magari l'addirittura rio del Cesare degli Occhi perché questa è un'altra cavalla interessante Reset in blu e così Paola risponde su queste immagini questa splendida cavalla ancora FV Botti, Fabio Branca in sella. in sella prego Paola ritornando al discorso di Daniele Zaroni, è una persona che conosco personalmente è un ragazzo stupendo è un ragazzo che ama profondamente quello che fa e io gli auguro ed è giusto che faccia molto di più abbia molti più risultati di quelli che già sta avendo e, è uno che monta i propri cavalli da solo la mattina, che se li guarda, se li cura e fa tutto personalmente. Non delega nessuno e quindi è, è quasi doveroso, bravo. Della maniera <ride> giusta. Io l'ho vissuto, eh, l'ho vissuto a scuderia perché è vicino alla scuderia nostra ed è, ed è una persona che si dedica 100 100 alla scuderia. E uno che non ha trovato spazio, sicuramente gli è stata stretta la capitale, ha deciso di andare fuori ed ha fatto dei risultati con un materiale come il mio. Uh, insomma, non eccelso e lo stesso sta facendo Bietolini, Gianluca è andato all'estero e sta vincendo. Cioè, quando ci si mettono e si lavora fuori i risultati ci sono, per non parlare poi di Alessandro Botti, tutti quei discorsi. Un commento su questa cavalla sì. Reset in blu? Io non so, sono bellissimi quando li vedi al tollino sellati e, e hanno dei finali da paura, hanno delle frazioni Io non lo so, a volte li guardo dico ma come per una persona che è abituata a vedere dei cavalli allungare fare dei finali, ma questi vanno non lo so, vanno proprio a un'altra velocità. E dietro c'è tutta una preparazione sì, perché hanno un sì. centro poi eccezionale, i butti cenaia, che noi abbiamo certo. fatto tanti servizi, no Paola, perché la base è anche il centro dove lavorare. E la coesione della famiglia, loro lavorano tutti in un'unica direzione e tutti per un unico risultato. La forza è questa qui. E a questo punto non lasciamo la linea, la nostra regia non andate via. L'ANAC è da oltre 50 anni al fianco degli allevatori italiani per offrire completa assistenza e risolvere i loro piccoli e grandi problemi inerenti all'allevamento. Oggi contiamo più di 300 soci, allevatori e proprietari di fattrici sul territorio nazionale. Il nostro staff è a vostra disposizione per ogni chiarimento o necessità, lieti di rispondere alle vostre domande. Ulteriori approfondimenti sono visibili anche sul nostro sito www.anacpurosangue.it. ANAC Cavalli italiani, cavalli vincenti. Dal più grande campione, Varenne, una grande genealogia. La trasmissione a lui dedicata vi porterà a conoscere il valore del capitano e dei suoi tanti figli, vincenti sulle piste di trotto di tutto il mondo. Varenne Dynasty. Un appuntamento da non perdere mercoledì alle 19 ed in replica domenica alle 10 su Unire Sad, canale 220 di Sky. I nostri social ti permetteranno di seguire in tempo reale tutto quello che accade nel mondo dell'ippica e su UnireSat. Diventa fan della pagina Facebook Hai perso una rubrica? Guardala in qualsiasi momento sul nostro canale YouTube. Seguici su Twitter. Tutte le informazioni di cui hai bisogno, direttamente su tablet, PC e smartphone. Unire TV è sempre con voi. Bentornati, amici no Problemi Ippica, seconda parte, puntata come sempre ricchissima. Abbiamo in studio Antonio Storti e la signora Paola Maria Gaetano, e logicamente i nostri opinionisti Luigi Migliaccio e Giuseppe Moscuzza. Ma adesso eh, voglio chiedere ad Antonio Storti logicamente eh, come vanno i suoi cavalli a riaperto Capannello, ho visto che è tornata la vittoria, spesso e volentieri. Il fratello Evelio anche in gentleman. Ecco, eh, com'è com il nuovo ippodromo eh, dalla famiglia Storti? Bene, noi siamo una piccola realtà, siamo una piccola scuderia artigianale, diciamo, quindi facciamo tra virgolette tutto in casa e cerchiamo di limitare al massimo le spese perché in questo momento... È Avete un centro di allenamento? Noi abbiamo un centro di allenamento nostro da diverso tempo ormai, ormai da un po' di anni fortunatamente perché altrimenti le situazioni passate... Quelli poveracci che si sono trovati senza ippodromo sono stati in grande difficoltà e molte scuderie, eh, ahimè, hanno, hanno chiuso i battenti e questa è una cosa dolorosissima. Anche altri professionisti del Trotto Romano portano i cavalli nel vostro centro, no Antonio? Sì, noi abbiamo alcune persone che sono ospiti lì da noi, più che altro amici, diciamo. Beh, c'è Romolo Sani se non vado sì, errato Romolo anche... che sì, Romolo, però, da poco si è ritrasferito sì. da, da Sandro Cicognani, da roba di qualche giorno. Ho capito, quindi voi collaborate anche con altri professionisti? Noi sì, in maniera molto. Le difficoltà che trovi all'Ippodromo delle Capannelle per quanto riguarda il discorso, non solo pista, perché la pista è eccezionale, però per il discorso cavalli, trasferimento per le sgambature, la lontananza delle scuderie dalla pista? Allora, io parto da una, da una mia idea, che poi ognuno ha la propria, fortunatamente. La pista è bellissima, ma la pista è bellissima secondo me quando era la rovescia perché è la dritta e io posso testimoniare diciamo i fatti lo dico non è che lo dico io eh. guardate quanti cavalli sbagliano alla prima e l'ultima curva e ditemi voi se è una cosa normale a quell'ultima curva detta la curva dei pompieri c'è qualche cosa di pendenza secondo me eh? Poi non lo so, probabilmente. Ma intanto ci andiamo a vedere un bel invito che ha fatto Nicola Buralli, che avremo poi ospite l'handicapper di Capannelle qui nei nostri studi, e per i quattro anni dove c'era Skyline Deni, secondo l'Andreani, dove c'erano cavalli importanti come Saccio AS ed altri cavalli che poi dopo si sono affermati Savannah B. Il premio Tepsi LB lo vediamo e su queste immagini continuiamo a dibattere. Allora la pista secondo te... Poteva andare bene ancora alla rovescia, però è stata girata. Però, per quanto riguarda eh, il discorso scuderie, il discorso pubblico, perché qui c'è un discorso pubblico che purtroppo è inesistente. A Cavannella, no, ritornando, scusa un attimo, che torno un passo sì. indietro. Non è che io ho detto che la pista, la pista va benissimo, però alla rovescia, evidentemente i cavalli si trovavano non so, forse alcuni cavalli trovavano meglio. Eh, Me, non, detto che chiaramente eh, se il, tutta fondo lavora, il fondo è perfetto, scorrevole, morbida, giusto quando viene trattata e elastica, è perfetta la vista da quel punto di vista lì. Il discorso è che chiaramente se tutta l'Italia corre la dritta è giusto che si corre la dritta perché è impossibile correre a, Min a Roma, alla Roesta. o voluto di la fare Ferenza, Però è una è... mia cosa okay. personale. Poi per il discorso logistica, certo, siamo notevolmente disagiati con il discorso delle scuderie molto distanti. Eh, si passa in un, in un ponticello dove sopra passa il treno in continuazione. E questo per me è pericolosissimo perché lì basta un giorno che trovi un cavallo che si spaventa, e non è cosa improbabile. E può succedere: già è successo che due sulchi sono agganciati. Perché lì uno va uno viene, il passaggio è ristretto tra una ruota e l'altra, ci sarà nemmeno 10 centimetri. Quindi, insomma, Luigi Migliacci: abbiamo avuto qui ospite che... il direttore di Ippodromo Caparnelle, Elio Paudazzo, che ha detto che già c'è stato uno studio di portare le scuderie dalla parte delle tribune e poi anche delle luci di attuare l'illuminazione. Sembra che è stato firmato dal Comune, almeno per il momento, l'inizio dei lavori per le luci. Sì, l'inizio dei lavori per le luci dovrebbe essere, se non è stato firmato, dovrebbe essere proprio loro questione di ore. Ma ti dico di più: secondo me, ed è una mia convinzione personale, non è frutto di, di notizie o di colloqui con nessuno, secondo me. Proprio questo nuovo aspetto della convenzione in qualche modo, non dico costringerà, ma farà sì che a, a Cavannelle tornino i cavalli stanziali. Sei d'accordo Beppe di quello che sta dicendo Luigi? Io non oso sperarlo perché veramente i cavalli stanziali è tutta un'altra cosa, tutta un'altra vita quotidiana e diventa veramente una giornata all'ippodromo, un, un tempo interessante da, da spendere. Il discorso di Antonio sulla io voglio ricordare Antonio che anche alla rovescia qualche errore si è visto. Si eh. facevano sulla curva di là eh eh. che sulla eh curva beh, di qua. Quindi il problema può essere no, eh, aggirato con una revisione anche con piccolissime percentuali di aggiustamento, o magari se una settimana, due settimane di fermo. Nel Beh, sai, lì, se il problema è vero è il cambio di pendenza che c'è all'imbocco della, della curva di sinistra, dove si passa dalla, da, da, dal disdivello, ci sono tre metri di disdivello, mi sembra per cui, eh, o anche qualcosa di più. Per cui, è evidente che c'è un cambio di pendenza specie considerando che i cavalli soprattutto quando vi arrivano dopo la partenza, arrivano lanciati su quella curva e il rischio che saltino via è sicuramente più elevato che non in circostanze normali che non su una pista esatto. piatta Comunque, Paolo Maria Caetano, sul discorso della, eh, diciamo, di stare insieme trotto e galoppo alle capannelle eh, voi avete avuto come Chimax e ancora adesso collaborate con i Giorgi i cavalli lì prova alle capannelle possono coesistere le due discipline all'interno dell'impianto secondo te? I galoppini, un po' per partito preso, è proprio perché c'è una tradizione, la tradizione ci condanna, storcono un po' il naso, perché noi abbiamo una problematica, sono animali eh, identici, i, i cavalli, però per chi ci vive dentro sa che il cavallo da galoppo ha tutta una serie di esigenze e ha tutta una serie di comportamenti totalmente diversi dal trottatore, per cui chiaramente quella convivenza, è, se è limitata e guidata, può coesistere. Che però, a Napoli poi c'è questa convivenza, Tagnano? C'è questa convivenza, però eh, ci sono anche sempre un po' di storie, perché il comportamento del personale del trotto sul Sulchi eh, non è molte volte compatibile col comportamento di un mio uomo a cavallo che magari sta allungando, sta allungando su una dirittura in sabbia a 60 all'ora. Cioè, ci sono delle priorità che non vengono date dal fatto che il galoppo è primo o è secondo al trotto, anzi per carità nel caso di Napoli eh, i trottatori penso siano dieci volte la presenza dei cavalli di galoppo, è comportamentale, è comportamentale. bene parliamo di Napoli allora è stato il Papa proprio sabato a, a Napoli e ha visitato è passato davanti il Castel dell'Ovo e il Maschio Angioino e ci sono state queste due liste, possiamo chiamarle così in, ger in gergo e diciamo eh, in gergo del galoppo una per femmine una per maschi andiamo a vedere intanto gli ultimi 800 metri per quanto riguarda eh, terre ok che ha siglato il castel dell'ovo ecco questa era una corsa luigi beppe eh, che era molto attesa come preparazione per le femmine è rimasta però è diventata una condizionata Beh. Eh, ereditiamo un problema di diminuzione di, di premi, di diminuzione di, di corse. Ecco, questo è uno dei pochi casi, quello delle pool dove effettivamente la, la mannaia si è cioè e si eh è beh, abbattuta. No? Santo, ma <ride> prima c'era una percentuale così sempre a favore dei maschi, ma qui erano 8.000 euro contro 20, quasi 21.000. Eh, giustamente, anche Titti Jepson se n'è andata, andata a fare la corsa dei maschi. Peppe tu che sei un nostalgico, è sempre bello vedere una sigla ok vincere sulla pista di Agnano, no? Ma Branchini non è, è storica la, la, la pista, anche sapendo che ha rischiato anche lui di chiudere, che perlomeno ha ridimensionato eh, gli investimenti. Come molti hanno fatto, poi cioè, nessuno ha mai chiuso completamente. Perché quando c'hai un allevamento, c'hai la terra, le mamme, in qualche modo. Devi gestire prima di, di Giorgio d'Alessandro Insediolo, Antonio Storti. E tu spesso e volentieri vai a correre a Napoli quando hai delle buone chance. Io ho visto che quando ci vai poi sei sempre prima. pronto a colpire, giustamente. Per lo momento l'intento <ride> è quello. poi <ride> Non sempre si avvera questa cosa, ma comunque. Beh, queste sono pulle di cavalli che vi ah. vedremo poi in Gran Premi, in particolar modo questo cavallo che andiamo a vedere. Adesso Toronto S della scuderia Bivans che ricordiamo eh, è uno dei soci tra parentesi no? che salutiamo eh, il signor Somma è appunto grande appassionato e anche lui grande proprietario. Toronto S guidato a Gianpaolo Minnucci, Mauro Baroncini, eh, Plasma, questo cavallo che ha corso benissimo a Firenze e ribadisce con un percorso di testa appunto il maschio angiovino. Che impressione ti ha fatto questo cavallo Antonio? Buono. Io ma già mi era piaciuto a Firenze, sinceramente a me, e qui certo è andato avanti. Poi le sapienti mani di Giampaolo hanno fatto il resto. Comunque il cavallo è un buon cavallo. Luigi? Il cavallo mi piace molto. Questo non dimentichiamoci che è stato il top price alle asse due anni fa dell'ITS, è stato pagato 175 mila euro. E diciamo che Mauro Baroncini ha sempre detto che sarebbe stato un cavallo comunque un po' tardivo e lo ha. Eh, rispettato molto. E nelle ultime corse è venuto, è venuto avanti in condizione. Firenze è stata un po' una prova generale partendo dalla seconda fila spendendo una, una cosa enorme a partire e poi pagando ovviamente qualcosa nel finale. Oggi numero in prima fila, oggi scusate, in questa corsa numero sì. in prima fila e, e chiaramente ha fatto, ha fatto il, il voto. Mi dà l'impressione di un cavallo che vedremo spesso protagonista soprattutto poi quando sarà con i numeri davanti Beh, per prospettive Premi Italia presumo prospettive sarà anche l'Italia intanto volevo fare le condoglianze a Somma perché nella settimana proprio questa bella giornata era stata preseduta da un ragazzo familiare e, e allora ci associamo, al, associamo al al Somma a un abbraccio al bravo ah, e non ci dimentichiamo che Primo dalla scuderia parte Tony Gio, poi dopo trova strada facendo la realizzazione di questo Serenissimo. Quindi insomma il materiale sta messo molto po'. Concludiamo la domenica di Agnano con un'altra corsa importante: il premio Palazzo Reale. Magari vediamo anche qui l'ultima curva, perché è importante vedere la vittoria di questo Rombo di Cannone. Tornato dopo una trasferta infelice da Vincennes in Francia, vince battendo uno straordinario Rodin. Eh, che era rientro dopo quattro mesi, Gian Paolo Minnucci, che è driver ma anche allenatore eh, di questo cavallo eh, del, dell'amico Maurizio Corradi, che salutiamo della famiglia appunto di eh, Corradi. E viene battuto da questo figlio di Varenne, Rombo di Cannone, eh, veramente di nome e di fatto, no Luigi. Ma questo è un calo che ha una storia particolare perché questo era stato corso da Puledro, qui aveva fatto molto bene, poi era stato mandato. Eh, tra la Svezia e la Francia sembrava addirittura che dovesse essere venduto e tornato l'estate scorsa all'inizio dell'estate scorsa in Italia ed era in condizioni francamente non, eh, non Scusa, bellissime Scusa, terza è la stacanovista Odri De Visi, sì. che corre molto bene anche lei. Prego. Giorgio Alessandro senior ci ha lavorato tanto, lo ha rimesso in piedi, lo ha riportato su livelli. E importanti, poi si è ritentato una trasferta francese il cavallo non ha risposto, secondo me è un cavallo che corre bene in Italia, è arrivato a questo punto perché torna in Italia, un breve stop e lo si ritrova in condizioni importanti Antonio Storti, tu che hai vissuto un po' tutta l'iter di Varenne stai vedendo i figli, ne ha avuto anche qualcuno in allenamento Ecco, ma sono veramente dei prodotti eccezionali questi cavalli che stanno dando e anche da papà sta dando veramente tanti prodotti importanti questo campionissimo varenne Beh, è stato lui un cavallo eccezionale noi siamo stati fortunati a vivere in quest'era che l'abbiamo potuto vedere e gustare e, e sta dando anche dei cavalli importanti per il nostro allevamento specialmente in questo momento diciamo che in Italia le cose non vanno molto bene però a riprova era di questo, adesso io col fatto che mia moglie sta in Svezia, seguo molte corse in Svezia, sono andato a vedere e ce ne sono tantissimi, figli di Varenne e nonne, che in Svezia fanno molto bene. Quindi, questa è la riprova che il prodotto italiano funziona. Insomma, Io vedo che in Svezia ci sono tantissimi cavalli, tutte le settimane corrono in tutti i svariati ippodromi, Amsterdam dove si è trasferito Riordan. E hobby e fanno bene adesso ho altri due cavalli, ho visto anche in Norvegia, quindi voglio dire quindi Beh, i aggiungo, prodotti vanno e i figli di Varenne si evidenziano sempre. Aggiungo sì. Antonio io che proprio parlando con eh, l'amico Enzo Giordano che tra parentesi è uno dei soci dell'ippodromo Partenopei perché qui è un mix eh, Veramente. Ma è appassionatissimo anche di galoppo, uno è veramente sì. ama di galoppo. Segue anche il galoppo, Enzo, anche è, il vero, galoppo è, vero, sì. è vero, Lo è cominciamo sì. forse a prendere un galoppino, Ci proviamo. Quasi. Proviamo, anche io ho cercato, <ride> ho cercato di convincerlo a, prendere, a fargli prendere un o galoppino. Ma con la fortuna che ha, magari fa, fa, fa speriamo, il fenomeno, Fa eh, Galileo 2. <ride> esatto, Enzo Giordano mi diceva che lui ha tantissime richieste, non solo in Italia ma anche all'estero. E il seme, sappiamo che per quanto riguarda il trotto, il seme congelato può essere utilizzato anche all'estero ha grande successo e lui sta facendo eh, delle statistiche che all'estero eh, si avvicina a Ganymede che è il numero uno almeno adesso in Europa no, Beppe come stallone e Varennes gli si avvicina molto perché stanno utilizzando tantissimo il seme di Varennes all'estero non solo in Europa ma anche in America è il numero uno in, in assoluto di, di un certo, in una certa fascia un certo target di, di proprietari è una sicurezza, ecco, è uno che, non, che opera ormai in un range di grandissima sicurezza, tale da eh, riuscire a recuperare l'investimento e a dormire sonni tranquilli. Quindi, eh, av avendo una mamma eh, competitiva, una, una genealogia competitiva, resta pur sempre un cosiddetto bene rifugio. Per usare un, un termine brutto, ma che dà l'idea dell'importanza del personaggio di cui parliamo. È il momento di presentare il weekend ippico che, che ci attende, un weekend ippico veramente ricchissimo con eh, tanti ippodromi non solo nazionali ma eh, anche la corsa più ricca al mondo che sarà al via sabato sera, la seguiremo in diretta sui canali di Unione TV da Maidan, la Dubai World Cup, ma andiamo a presentare con lo spot proprio dell'ippodromo di Pisa il 125 eh, premio Pisa, voi come sapete noi andiamo in leggera differita. E quindi andremo in onda venerdì e quando ci sono stati già i partenti però abbiamo qui la signora paola maria Gaetano, e sappiamo benissimo il premio pisa è, è la corsa di preparazione al derby Sì, poi è, è un premio che ha sempre dato dei cavalli che sono rimasti di struttura cavalli che si sono rivisti quindi è, è un viatico veramente reale voi con la kimax avete qualche cavallo che può partecipare a questa corsa o mm. nel convegno andrete dove sarete nel weekend? Speriamo di, di andarlo a vedere come spettatori perché non abbiamo cavalli che in questo momento sono eh, a livello e anche perché poi Pisa, attenzione, è un ippodromo particolare, è un tracciato particolare, eh, quindi non bisogna sbagliare eh, quando ci corriamo poco, per cui in realtà eh, sì. insomma mandare un cavallo a correre lì senza essere, non dico certi perché la certezza lo sai, le corse sono sempre corse però senza aver di base, già provato il tracciato insomma avere dei numeri eh, sicuri è un errore andare insomma un po' così allo sbaraglio senza, però è, è sempre una corsa bella, vincente da vedere con dei, dei cavalli che alla fine restano e sono delle realtà domani ci saranno i partenti e probabile anche qualche straniero e ricordiamo che ci sarà per la prima volta eh beh, per l'HD dall'ippodromo di San Rossore, da Pisa. Saranno, I partenti saranno in diretta televisiva, poi purtroppo lo annunciamo a, a fatto avvenuto perché andiamo in onda venerdì, venerdì mattina alle 9, proprio domattina per noi registriamo a giovedì. Dunque. E ci sarà l'HD per, per, per Pisa che eh, malgrado sia una listed è la prima corsa di grande importanza eh, della, della stagione ed è una listed suo malgrado. Perché è, è, cioè, è, solo dire che la finta di Bo ti dà, <ride> dà un'idea di quello che è stato in passato guardare un d'oro. Strepitoso prima, prima ancora. È probabile ma, anche qua l'arrivo di qualche straniero. Eh? C'è qualche rumor. Una possibilità, una possibilità. vedremo, vedremo come sarà, si evolveranno le cose. L'appuntamento domenica non sarà solo per il galoppo, ma anche per il trotto. Il memorial Giorgio Rieger dall'ippodromo di Trieste, un'altra eh, corsa che vede gli anziani, i nostri anziani al via Luigi e una corsa che vede il rientro dell'atteso Nesta F. Eh sì, dopo una riqualifica in 1-11 e frazioni, a, insomma, a Firenze è un cavallo che va rivisto, va rivisto soprattutto in prospettiva lotteria, lotteria che sta assumendo dei contorni via via sempre più interessanti. Quest'anno la presenza estera potrebbe essere davvero rimarchevole, ma al di là di questo, tornando al discorso di Trieste, è un banco di prova per Nesta F pista piccola per un cavallo. Uh, come lui potrebbe non essere il massimo però insomma Garellert ha scelto di correre proprio probabilmente per portarlo avanti in condizioni e non è scuso che poi magari faccia anche un'apparizione eh, a, a Torino e quindi è, è un cavallo che è un po' nel cuore di tanti e merita assolutamente il tifo e certo il numero 8 non sarà attenzione facile. alla scuderia in forma Louvre è presentato da Eric Bondo, Federico Esposito, Don Sediolo, la scuderia Wave abbiamo visto Savannah B vincere prima sarà una partenza, micidiale, sarà una partenza micidiale perché Pacific Model parte anche se poi non, cor non dovrebbe correre in testa Almede parte, Louvre parte, Orleano M parte per amore uguale, un'altra che all'occorrenza fa partenza anche se avrà il 6 e probabilmente andrà più miti consigli per cui davvero una corsa molto molto interessante e ha detto benissimo Luigi anche perché sappiamo che Trieste è una pista piccola da 800 metri io vorrei concludere ricordando anche che sabato ci sarà la diretta per la Dubai World Cup da Maidan quindi seguite sul canale eh, Unile TV appunto la diretta di queste splendide corse la corsa più ricca al mondo per quanto riguarda il galoppo fare gli auguri ad Andrea Zeni oggi proprio compie 24 anni se non vado errato e quindi oggi che andiamo in onda, che, se, che stiamo registrando appunto di giovedì e quindi tanti auguri al bravissimo nostro fantino italiano che sta eh, diciamo piano piano ripercorrendo proprio non lo farà mai perché franchi dettori e franchi dettori però non si sa mai avere un altro fantino così importante eh, sognare fa sempre bene vorrei eh, parlare due secondi con eh, appunto Antonio Storti perché Antonio Storti eh, signori, è eh, un signore che ha presentato un cavallo un giorno a un derby e se non vado errato è terminato secondo o terzo, eh, o quantomeno eh, si è, ha vinto delle classiche, invece al derby non è andata bene. Ecco, diciamo così: che si chiamava Montaglione e ha fatto un po' sognare tutti quanti perché veniva dal nulla, da niente. dal niente. Un cavallo che aveva pochissima genealogia, no, Antonio? E tu hai tirato fuori questo Montaglione che ha vinto tantissime classiche. Hai corso anche il derby, se non vado errato, no? Sì, l'unica corsa che abbiamo fatto è il RP dietro la macchina in tutta la tua <ride> carriera. Un cavallo fantastico. Vinse cavallo... Minte di Jesolo quel derby. Minte di Jesolo. Perfetto. Il cavallo è stato un cavallo eccezionale dal parziale iniziale violento. Siamo stati, tra virgolette, fortunatissimi, sfortunati perché abbiamo trovato una stagione di tanti campioni, Minte, Art, Moglio di Lei, insomma tutti i cavalli che chiaramente ogni volta, ogni corsa era, era una battaglia, insomma ogni volta trovavi, però è stata una cosa fantastica e devo dire ringrazio il buon Dio di avermela fatta vivere. Ci stai lavorando per trovarne un altro Antonio, Ma, dai. Molto, è molto difficile <ride> poi in questo momento così che non è che ci quanti sono quanti cavalieri in scuderia non ne ho moltissimi quest'anno puletri diciamo un, un gergo detto romano ma è partita la scimmia ho <ride> operato. <ride> 8-9 puletri quindi non si ah, sentiva. è 8-9 uh -huh. si È sì. la pazzia, <ride> è la pazzia, proprio totale. Ma poi è scesa vedere, la catena, come dico. È la <ride> pazzia totale, quindi però c'è questa passione, poi ho trovato delle femmine che io ho sempre fatto bene, insomma, ci ho avute diverse le femminucce, a parte a Montaglione, però. Dicevi, Paola, uno deve. Ho detto, mi ricorda tanto la storia di Elettrotreno, anche ah. Elettrotreno, è, che è un cavallo che adesso ha. È stata la diciottesima sua vittoria, e un cavallo che non ha una grossa carta. Ha comprato per simpatia perché era bello così, ma insomma, non aveva carta. Eppure, un cavallo che le soddisfazioni ce ne ha date tante. Non sempre uno. Questo deve sperarci anche chi non può investire delle cifre enormi, no? no perché dove sì. c'è il cuore, c'è un po' di fortuna, cioè, ma sicuramente. Eh, ma poi la vita è tutta circostanze perché Montaglione è venuto perché io avevo l'anno prima una femmina, si sì, chiamava no, Litfiba, gli appassionati eh, la conoscono. Cavallina eccezionale, e quindi FIBA, figlia di Bourbon, che facciamo? Compriamo un figlio di Bourbon e con 5 milioni abbiamo comprato un Montaglione. Quindi è stata fatta una cosa... Allora Antonio, io ti ringrazio, saluti. andiamo ai saluti, iniziamo proprio da te. Così ho dato un saluto anche a Beppe Moscuzza per un nuovo servizio sulla Famiglia Storti. Ma io e... già, già mi sono occupato del <ride> già... Montaglione perché lui ha taciuto, perché di solito ricorda le cose negative, non se le scorta. Quando proprio Moldegli Day sbagliò a Padova e ti regalò la vittoria nel, proprio nella corsa che hanno fatto due o tre settimane. città di Padova. Sbagliò a Padova per causa mia, un mio sbandame, una deviazione eh. in arrivo in, non voluta, fortuita però lì. Fortuita ma benedetta. <ride> benedetta fino a un certo punto perché poi la multa ha compensato le cose. Che ha compensato la Padova, le cose. era la città di Padova a quattro anni. Sì. Quindi. Vabbè. Antonio, Insomma, buona bella dai. Io cose ti ringrazio di essere stato qui con noi, un grosso in bocca al lupo di cuore, un saluto a tua moglie, a tuo fratello, a tutta la tua famiglia che logicamente sono grandi appassionati del nostro sport. Continua così, no Antonio? Grazie. Grazie, buona serata e logicamente un ringraziamento di cuore va a Paola Maria Gaetano che è venuta a trovarci dalla sua bella Napoli e quindi è un piacere doppio averla qui in studio, ma più che altro perché ha testimoniato di nuovo una volta non solo l'importanza dei risultati ma l'importanza della passione per questo cavallo che noi amiamo tanto sicuramente eh? certo certo grazie Paola un grosso in bocca al lupo ancora e un saluto a Massimo okay. e un saluto logicamente a Luigi Migliaccio che rivedremo logicamente sui canali Unire TV cor nel corso della settimana Luigi certamente grazie e buona ipica a tutti Beppe rimane come sempre per ultimo perché lui ci deve dare gli appuntamenti conclusivi no? per quanto riguarda l'HD di Pisa, il, la Dubai beh, World Cup di sabato beh, beh. e il Giorgio Jäger. Eh, sabato, è assolutamente da non perdere, al lungo appuntamento con eh, Meidan anche per tifare i tanti fantini italiani, le eh, tante corse in cui sono coinvolti i fantini italiani, c'è giù Cristian, c'è giù Andrea. Tanti, tante aspettative, anche se non per la, eh, la World Cup, eh, che comunque sia. Mirko vinse già qualche anno fa. Poi avremo domenica il premio Pisa con l'HD e anche l'altro campo, campo principale sarà Trieste per il Giorgio Iagre dove vedremo una partenza eh, da eh, ricordare, da scrivere. Beh, per stasera anni. non abbiamo parlato del tuo servizio però è su Youtube, Unire TV, su Pippo Cubellini, sulla famiglia Cubellini. Dal eh, 1909 fino al 2015 abbiamo più di un secolo di tre generazioni di Cubellini. Secondo me non, non è un brutto segno. Trotto e galoppo, ricordiamo è anche questo. Abbiamo il Fantino di Nearco, abbiamo di Lini che ha vinto non so quanti derby classiche, è lotteria che... e compagni. E poi Pippo che è lì. Grazie, grazie Beppe. Buona serata. Naturalmente, un ringraziamento particolare va a tutti i nostri tecnici che ci hanno supportato e sopportato. In particolare, qui Daniele che ho qui a destra, che sta facendo ok con. Con il dito e poi tutti voi che ci seguite da casa potete seguire la nostra trasmissione, come sapete, anche su YouTube. E rivedere tutte le altre trasmissioni che abbiamo fatto nel corso di questi 14 anni, che ormai andiamo in onda eh, costantemente tutti gli anni nelle, sui vostri teleschermi, e l'appuntamento è la prossima settimana. E come sempre, con No Problemi Ippica, sei sempre a cavallo! Buona serata a tutti, ci vediamo la prossima settimana!